Salve e buon mercoledì! In questo video vi voglio mostrare gli ultimi acquisti fatti per la mia beauty routine. Tengo a precisare che per lo più io utilizzo prodotti naturali, prodotti bio, sono attenta agli inci, quindi vado a leggere che cosa contiene un determinato prodotto, quindi cerco di acquistare sempre prodotti che siano accettabili, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista produttivo, della filiera produttiva, e mi piacerebbe che esistessero leggi che tutelassero non solo la salute del consumatore nei riguardi di prodotti che devono essere al 100% bio, al 100% con prodotti naturali, ma vorrei anche che tutta la filiera, per far sì che un prodotto sia considerato biologico, e dovrebbero essere tutti i prodotti che vengono prodotti a essere biologici, insomma, che questa produzione non sia neanche un fattore inquinante per l'ambiente. Inoltre sarebbe anche bello che ogni prodotto nascesse da un discorso di ecosolidarietà, dove nessuno nella filiera di produzione sia una persona sottopagata o comunque sfruttata, o che l'ambiente dove vengono prodotte le materie prime utilizzate sia in qualche modo oggetto di sfruttamento di qualsiasi tipo. Quindi nella consapevolezza di ciò, io comunque so di aver acquistato prodotti che non sono completamente naturali, che non hanno diciamo un inci perfetto. Però, visto che la maggior parte dei prodotti che utilizzo sono bio, molti me li autoproduco, quindi se nel pacchetto diciamo dei miei prodotti c'è qualche prodotto non proprio perfetto, io nella mia elasticità comunque lo acquisto, anche se, ecco, quelli che sono di utilizzo perpetuo, diciamo così, hanno un buon inci. Veniamo, dopo queste chiacchiere, a mostrarvi ciò che ho preso dall'erbolario. L'erbolario ha un packaging fantastico, infatti quando bisogna fare un regalo dell'erbolario è sempre, penso, gradito, per il fatto che comunque si presenta molto molto bene. Io ho acquistato questo olio per il corpo e per i capelli, che ha un profumo delizioso, infatti si chiama Danza dei Fiori, ha una confezione bella, molto molto carina, è veramente delizioso questo profumo. Non so descrivere i profumi, comunque è un olio che idrata, nutre e profuma sia i capelli e sia la pelle, quindi in questo periodo estivo dove prendiamo tanto sole, dove magari facciamo il bagno e quindi la pelle può disidratarsi, ecco, utilizzare un olietto per rimettere a posto l'idratazione e il nutrimento è ottima cosa. Per quanto riguarda gli inci, non riesco a vederlo perché è scritto piccolissimo, magari ve lo mostro sperando di riuscire a far sì che la scritta sia messa a fuoco. Ecco, è messa a fuoco e potete vedere l'inci. Non è un inci malvagio, ecco, quindi lo approvo, anche se non pienamente, per la mia beauty routine. Di questa stessa profumazione, oltre all'olio, ho acquistato il profumo da borsetta, che è molto carino, quindi
È una confezione pratica. Io ho diversi profumi in questo formato perché così posso variare e poi a secondo l'umore, a secondo diciamo quello che è il mio estro, cambio il profumo da portarmi dietro e comunque anche da utilizzare normalmente. Per quanto riguarda i profumi, il fatto di metterli sulla pelle è appunto un problema non solo in questo periodo per il fatto che si può macchiare la pelle e quindi dobbiamo metterlo in punti nascosti, però io evito di mettere troppo spesso il profumo sulla pelle, preferisco più utilizzare un olietto appunto profumato, una crema profumata, soprattutto nel periodo estivo, proprio per evitare sia la fotosensibilizzazione e sia perché nei profumi ci sono delle sostanze che comunque vengono assorbite dal corpo e se non stiamo molto attenti all'inci è bene evitare. E questo problema ce l'hanno anche i profumi di marca, quindi un occhio sempre alla nostra salute in ogni caso. Certo, molti gesti che facciamo li facciamo perché ci vogliamo coccolare al di là del fatto che pensiamo che quel prodotto ci aiuti a essere più belli, tra virgolette. L'ultimo prodotto comprato dall'erborario è il talco profumato al mughetto. Ha un buon profumo e sul talco c'è anche tutta quella polemica che sia cancerogeno se inalato, che faccia male alle mucose, eccetera, eccetera. Io non faccio largo uso di talco, però lo utilizzo in estate mescolato al bicarbonato per allontanare le zanzare. Le zanzare si avvicinano a noi anche perché abbiamo la pelle umida di sudore. Infatti le persone che vengono pizzicate più facilmente sono proprio quelle persone che magari sudano di più. E quindi tenere la pelle asciutta allontana le zanzare. Per quanto riguarda il talco, io per esempio non respiro nel momento in cui lo metto vicino al viso, magari al collo, e comunque cerco di evitare di fare le nuvolette, quindi cerco di metterlo senza agitare troppo la polvere. Adesso vi mostro i prodotti acquistati da Bottega Verde. Rimanendo in tema di profumi, ecco un altro acquisto per la profumazione del corpo. Questa mini taglia di questo profumo deodorante al limone e agli agrumi. A me piacciono tantissimo le profumazioni agrumate, quindi rientrerà in quel range di profumi, acque profumate, deodoranti che ho su questa scia mediterranea, diciamo così. Poi ho acquistato per i capelli questo balsamo spray al lime e alla mela verde senza risciacquo per capelli normali tendenti ad ingrassarsi. E a dire il vero, a partire da questa altezza fino alle punte, ho un capello abbastanza secco perché è un capello tinto. Infatti io faccio l'henné che non secca il capello, però comunque sicuramente non contribuisce l'henné ad avere capelli, anzi diciamo che li normalizza, ecco, però sono secchi non tanto per l'henné, ma per il fatto che utilizzo anche le tinte chimiche, alterno diciamo le due cose. Quindi che cosa ho intenzione di fare? Quando lavo i capelli metterò normalmente, dopo aver messo lo shampoo, dopo aver sciacquato diciamo lo shampoo, metterò sulla parte bassa della capigliatura un balsamo per capelli grassi, un balsamo nutriente. Poi uscendo dalla no doccia, capelli umidi, visto che è un balsamo senza risciacquo, applicherò questo
questo balsamo sulla parte, sulla cute, sulla parte, sull'attaccatura, sulla parte alta dei capelli. E poi ho acquistato una mini taglia per i piedi, una crema per i piedi, e a dire il vero ho delle creme per i piedi che ho fatto da me, però questa cremina in formato da borsetta mi servirà per quando mi sposterò, e perché comunque ho già acquistato precedentemente una taglia da 100 ml mi pare di questo prodotto, e mi piace il senso di freschezza, morbidezza che dà ai piedi. Poi ho acquistato un gel rassodante seno con estratto di caffè verde e mix di oli essenziali. Questo è il prodotto in questione, è una taglia da 100 ml. Io per la cura del seno utilizzo sia creme che faccio in casa, sia prodotti che acquisto. Anzi, mi sa che girerò un video sulle varie creme che ho utilizzato e che utilizzo per la cura del seno. Comunque, questa crema, appena terminerò quella che ho in corso, che è una crema che ho fatto io, una delle mie creme nate dagli spignatti, utilizzerò questo prodotto. Poi per il viso, quindi per gli occhi, collo e décolleté, ho acquistato questi due prodottini. Quindi questo è per trattamento occhi e palpebre con acido ialuronico, ceramidi ed estratti di fiori di loto. Poi questo è l'Inci. Ecco, finalmente. Invece vi mostro poi l'Inci della crema per il collo e il décolleté. Dove si trova? Eccolo. Ultimo acquisto, questa palettina dedicata alle labbra, quindi sono delle tinte labbra, se riesco ad aprirla. Questa è la confezione nello scatolo, si vedono i vari colori che sono presenti, e adesso ve la mostro. Ecco, questa è la confezione. C'è lo specchietto e questi sono i colori. Spero con questo video di avervi fatto buona compagnia, di avervi dato degli spunti di riflessione su ciò che riguarda l'acquisto dei prodotti per la nostra beauty routine. E adesso che il video è terminato, vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E adesso di cuore vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!